Claudio Lombardi, classe 1963, ama il teatro e lo ama sin da quando, ancora bambina, sua madre Christiane glielo ha fatto scoprire. Un amore a prima vista che non l'ha più abbandonata. Specializzata in turismo e organizzazione, dopo un ventennio dedito alla carriera, ha deciso che è giunto il momento di unire la sua competenza ed esperienza professionale alla passione che da sempre l'accompagna. Nasce così, nel 2016, la Fondazione Claudia Lombardi per il Teatro, una realtà che ha come obiettivo promuovere il talento delle giovani generazioni di professionisti del teatro, ma anche quello di regalare alla Svizzera italiana un progetto capace di unire cultura, territorio, turismo e socialità, il tutto con un respiro internazionale. Un seme da far germogliare e crescere. Ma dove piantare radici così innovative e ambiziose? Claudia ha trovato per il suo progetto una vera e propria casa, un luogo speciale dove unire, anche simbolicamente, il passato al futuro. Casoro Teatro Lab ha così preso avvio all'interno dell'ex ostello di Figino, un luogo storico che ha letteralmente ripreso vita grazie all'impegno di Claudia Lombardi e del suo grande amore per il teatro. Benvenuta Claudia Lombardi! Buonasera. Dunque, abbiamo sentito proprio nel servizio che è appena andato in onda che lei ha in un qualche modo realizzato il sogno di molti. Ma qual era il suo sogno da bambina? Allora, penso che come tutte le bambine ho sognato di fare la maestra, ho sognato di fare l'infermiera, ho sognato tutti questi mestieri più o meno normali, ma ho anche sognato di fare l'astronauta piuttosto che l'esploratrice. Che famiglia era la sua? Sappiamo che i suoi genitori hanno vissuto molto a lungo, entrambi sono arrivati a 90 anni. Che tipo di rapporto ha avuto con la sua famiglia? Sono proprio riconoscente alla vita di avermi dato questa famiglia. Io sono arrivata per ultima in famiglia, c'erano già mio fratello e mia sorella prima di me e ho trovato una casa accogliente. Devo dire che ho avuto proprio fortuna di crescere in un ambiente veramente sano, con dei valori che ci sono stati trasmessi e delle regole che era abbastanza vietato trasgredire. Si poteva discutere, ma trasgredire sicuramente no, e la negoziazione era anche difficile quando era no. E niente, sono cresciuta a Minusio e andavo a scuola a piedi come tutti i bambini degli anni 60 ed era bello perché tra casa e scuola poi si aggiungevano gli amici, no? Che abitavano più sul percorso, e quindi una bella infanzia. Quindi anche il rapporto con i suoi genitori, eravate molto legati? Sì, diciamo che mio papà era piuttosto assente negli anni della gioventù perché lavorava all'estero e all'epoca viaggiare non era come oggi e richiedeva anche più tempo, quindi è la mamma che si è occupata della mia educazione in particolare e poi sì, negli anni ci siamo legati tantissimo e devo dire che soprattutto gli ultimi 10-15 sono stati felici e dorati. Infatti vediamo l'immagine, questa è una foto di Claudia con il papà. Facciamo un passo indietro, diceva la mamma si è occupata prevalentemente della sua educazione, ma che bambina era lei al di là dei sogni? Un po' turbolenta e vivace. E diciamo che una la pensavo e le altre le facevo. E ha qualche aneddoto da raccontarci? Ma qualche aneddoto, sì. Primo giorno di scuola, quindi si prepara, la mamma fa la cartella e tutte queste cose qua, mi porta a scuola perché il primo giorno si portano i bambini a scuola, a mezzogiorno torno a casa, pranzo e poi ricomincio a giocare e mi dice: ma devo andare a scuola? Ma perché devo andare a scuola? Sono già andata stamattina. Non diamo dei suggerimenti ai ragazzi che magari ci stanno seguendo in questo momento. Allora, un'educazione la possiamo definire severa anche per certi versi? Severa no, giusta. Ed era, cioè, ci veniva spiegato il perché di un no o il perché di un sì, che è molto più semplice da spiegare, e quindi inculcandoci anche valori forti come il rispetto, le regole, se si dice una cosa la si mantiene, se si fa una promessa la si tiene, la lealtà, tutti questi valori ci venivano sempre spiegati, quindi alla fine di grossi conflitti non ce ne sono stati, certo.
ho avuto 15 anni. E va bene, ecco, come tutte. E le mamme sanno cosa vuol dire avere delle figlie di 15 anni. E, però in genere comunque bella e ricca. Ok, lei ha avuto modo di conoscere anche grandi personalità grazie, non so, alle conoscenze dei suoi genitori, del papà soprattutto? Direi sì, soprattutto della mamma che si occupava di cultura, ha creato l'Alliance Française a Locarno nel 1969 e quindi poi faceva venire dei personaggi della cultura francese a Locarno che in quegli anni era un deserto culturale abbastanza desolato e quindi poi, siccome le casse dell'Alliance Française non erano molto floride, ospitava questi personaggi a casa, quindi io mi trovavo ragazzina. Non so, si ricorda qualcuno? Sì, Eugenio Nesco ha marcato la mia esistenza, anche perché lo trovavo francamente noioso, ma ripensandoci la cosa più preziosa che possiedo a casa mia è una locandina che mi aveva dedicato, quindi ecco, personaggi così, soprattutto della cultura francese, e mentre da parte del papà venivano chiaramente gente di scienza, che non erano molto interessanti per i bambini, e quindi ho avuto modo sì di frequentare bella gente, ma siccome i miei genitori erano persone sostanzialmente alla mano e molto conviviali anche con le persone, e non si è mai dato risalto al fatto che venisse una personalità più certo. Allora, e poi invece questa passione per il teatro gliel'ha trasmessa la mamma, quindi? Sì, mi ha portato al teatro di Locarno, che allora si chiamava Kursaal, a 6 anni, e ho visto I vestiti nuovi dell'imperatore con Ernesto Calindri e mi sono innamorata e ho visto la magia del teatro, perché ho visto la storia in 3D per la prima volta e quindi sono rimasta affascinata ed è nato un amore che dura da mezzo secolo. E che continua a durare. Noi restiamo nell'ambito dei ricordi, abbiamo ripescato grazie ai nostri archivi il prossimo filmato, guardiamolo insieme. Ogni anno dall'aprile all'autunno inoltrato arrivano nel Cantone Ticino migliaia di giovani. Si tratta per la maggior parte di giovani dai 15 ai 22 anni, provenienti da tutte le parti del mondo. In genere bravissimi ragazzi, spinti soprattutto dal desiderio di scoprire del nostro paese gli angoli più suggestivi, il villaggio caratteristico, il lago, la montagna. Superano i 77.000 i membri della Federazione Svizzera degli Alloggi per Giovani, una delle opere più significative del nostro paese in favore della gioventù. Da marzo a novembre, nel 1975, hanno pernottato a Figino 13.000 giovani. Per ora il Cantone Ticino non ha un suo segretariato né un comitato che tuteli gli interessi del circondario. La richiesta di alloggi per giovani è grande. Mancano da noi case del genere nelle regioni di Locarno, Ascona, nel Bellinzonese e sulla strada alta della Leventina. L'ostello della gioventù di Figino, una realtà importante per i giovani di allora, che ha chiuso nel 2017. Poi arriva Claudia Lombardi che con la sua fondazione per il teatro lo rileva e ne crea un progetto grandioso. Allora, grandioso, non ancora, ci stiamo provando a fare qualche cosa di bello, qualche cosa di utile. E sì, rivedere un filmato del genere fa pensare, naturalmente, perché 13.000 giovani che sono passati in un'estate è un numero importante. Il progetto, quindi abbiamo rilevato l'ostello, ma essendo in una zona turistico-residenziale, dobbiamo, per piano regolatore, ricreare una struttura ricettiva. Quindi non sarà più un ostello, ma sarà un bed and breakfast semplice, ma efficiente. E l'idea è proprio di coniugare turismo
e arte. Quindi ci saranno degli atelier per degli artisti, ci saranno delle camere per i turisti, si alterneranno quando c'è posto sia per gli artisti che per i turisti, e sarà aperto tutto l'anno, anche per dare una vita a un edificio che era chiuso poi da novembre a marzo durante l'inverno, invece adesso sarà aperto tutto l'anno e avrà vita, quindi 365 giorni l'anno. Come le è venuta questa idea? Ma mi è venuta proprio perché io abito a pochi chilometri da lì, ci passavo davanti tutti i giorni e mi dispiaceva proprio vederlo chiuso in inverno, vederlo molto attivo, con tanta gente in estate, c'erano sempre le comitive, si passava, si vedeva che erano o a cena o che stavano giocando o che stavano facendo delle cose, mentre in inverno era sempre buio e quindi mi sono detta che sarebbe stato bello farci qualche cosa lì. E poi vabbè, l'occasione si è presentata nel 2018, perché appunto avevano chiuso nel 2017, e dopo una lunga trattativa si è potuto giungere all'acquisto. E adesso stiamo facendo un po' stiamo vivendo una situazione provvisoria, nel senso che per non lasciare uno stabile vuoto che si sa deperisce molto in fretta, lo abbiamo abitato e lo abbiamo messo a disposizione di artisti locali e anche di piccole compagnie teatrali. Quindi questo progetto, le ha detto grandioso prima, sarà, ha l'aria di diventarlo in ogni caso. Sarà in effetti restaurato l'esistente, quindi non verrà aggiunta cosa o diventerà più grande o mostruosamente grande, ma negli stabili attuali vogliamo che rimanga questa energia bellissima creata da generazioni e generazioni di giovani che sono passati da lì. Allora, passato una vita davvero spesa a favore del teatro, non so, vogliamo magari ripercorrere un po' dall'inizio queste tappe? Dall'inizio, diciamo, sono stata spettatrice. Quindi come ci diceva con la mamma. Poi l'hanno chiuso il teatro Locarno, è rimasto chiuso per tanti anni, e quindi poi quando ho avuto l'occasione di vivere a Losanna nei primi anni di lavoro, ho avuto di nuovo l'occasione per andare a teatro e l'ho sfruttata molto bene. Poi nel 2003, dopo aver lavorato un ventennio nel turismo, ho chiuso l'attività e aperto il cassetto dei sogni, e nel cassetto dei sogni c'era il teatro. E allora per diversi anni mi sono formata nel teatro, sia a Milano che a Lugano, facendo un po' tutto quel che gira intorno al teatro, proprio per conoscere. Ecco, queste sono le prime. Il mio primo spettacolo era Liberi come Tonni, realizzato nel 2003 a Locarno, quindi proprio da amatoriale al massimo, ma bellissima esperienza. E poi appunto mi interessava conoscere il teatro a 360 gradi piuttosto che calcare le scene. E quindi ci ha toccato con mano tutto? Un po' tutto, un po' per capire di cosa si sta parlando con gli uni e gli altri, quando hai un interlocutore che ti parla di illuminotecnica. Certo. E poi nasce questa fondazione Claudia Lombardi. Nasce nel 2016 proprio per dare una forma concreta a tutto questo, e nasce con lo scopo di sostenere la crescita artistica di giovani artisti già professionisti, quindi usciti da accademie o scuole simili, che però devono iniziare una carriera e spesso non hanno gli strumenti per banalmente sapere come ci si annuncia all'AVS, piuttosto che come si fanno dei dossier per ricercare fondi, e quindi un'idea anche di sostenerli amministrativamente, non solo artisticamente. Allora, noi a Casoro, proprio perché lei passava con l'auto e vedeva questo edificio, adesso questo edificio è già qualcosa di diverso, noi di Filo Diretto ci siamo stati. Guardiamo. È
È qui a Casoro che ha sede la Fondazione Claudia Lombardi per il Teatro e quindi è qui che si muove il cuore vitale di questo progetto. La sua missione è molto chiara ed è quella di sostenere le giovani compagnie teatrali e gli artisti emergenti. È proprio per questo motivo che, ad esempio, in questo momento uno dei progetti più importanti che stiamo portando avanti ha a che fare con le residenze di ricerca artistica, un luogo protetto all'interno del quale l'artista viene a disposizione una sala prove, ma non solo questo, a disposizione un alloggio, a disposizione una diaria, in modo che in quel tempo lui possa veramente dedicarsi solo alla creazione, quindi solo all'atto creativo. All'interno di quelli che sono i luoghi della Fondazione Claudia Lombardi per il Teatro ospitiamo anche tutta una serie di atelier che quindi diventano le case di creazione di diversi artisti. Ogni artista porta qua dentro la sua proposta creativa e quindi ogni atelier è come se fosse un po' un piccolo mondo. Sempre con l'obiettivo di dare voce e spazio ai giovani, la Fondazione ha scelto di aderire ad un partenariato con la SUPSI e in questo momento due ragazzi che stanno facendo il loro percorso di bachelor stanno effettuando qua uno studio di fattibilità su quelle che sono le possibilità turistiche di questo luogo. Infatti l'obiettivo è quello di creare un polo, un centro in cui le persone appassionate di arte, di cultura e che allo stesso tempo hanno a cuore questo territorio possano ritrovarsi e condividere delle esperienze. Arrivando anch'io dal mondo del teatro, essendo anch'io inserita all'interno di quello che è un lavoro artistico, mi rendo conto di quanto sia fondamentale e assolutamente necessario poter sostenere la fase di creazione. È anche per questo che dico grazie a Claudia e a tutto questo suo progetto. Wow, che belle parole! Le sento per la prima volta, è una mia collaboratrice, Ilenia Santo, che lavora con noi da un mese e mezzo e che si è già totalmente immersa nel progetto e l'ha preso a cuore. E sì, questo progetto ha detto una cosa molto molto bella, cioè per l'artista avere la possibilità di essere solo creativo. È un aspetto che ci si dimentica, no? Che in realtà questa cosa è fondamentale. Esatto, allora normalmente un artista, un attore di teatro, ma anche un regista o così, quando prova nella sua città, prova nei pezzetti, ritagli di tempo tra mille attività perché bisogna sbarcare il lunario, è certo. E quindi avere la possibilità di fare una residenza significa avere il 100% del proprio tempo a disposizione per creare unicamente per quello. E adesso appunto non abbiamo ancora gli alloggi in casa, ma ci appoggiamo delle strutture convenzionate intorno, quindi gira anche un po' l'economia che soffre in questo momento. E alle compagnie che vengono offriamo appunto questi spazi dove possono provare, dare, sperimentare, perché spesso è quello che manca al creativo, la possibilità di sperimentare, di sbagliare, di riprovare 50 volte finché non è soddisfatto, e questo lo può fare nella nostra piccola sala prove, che adesso è piccola. Mi immagino che in una fucina artistica di questo genere nasceranno magari anche delle collaborazioni, cioè si respira tutti quanti un'aria molto, molto artistica. Beh, quello che speriamo, noi siamo una piccola realtà con un progetto sì ambizioso, ma soprattutto visionario, che spero mi sopravviva e vada avanti nell'impronta che avrò tracciato. Questo
prevede certamente delle collaborazioni. Da soli non si va da nessuna parte, abbiamo delle collaborazioni a livello nazionale perché faccio parte del Comitato Nazionale di Premio, che è questo premio costituito dalla Migros 25 anni fa, dal Precento Culturale, e che si occupa appunto di giovani realtà a livello svizzero. Quindi già con quello sto tastando il terreno, vedendo, allacciando relazioni importanti. E poi naturalmente sul territorio, queste sì, con l'HAC abbiamo un'ottima così, collaborazione, un'ottima intesa con la città di Lugano, il Dicastero, eventi e congressi, con l'onorevole Badaracco, insomma sì. Si sta muovendo qualcosa. Possiamo dire che è una sorta di figlio questo progetto per Claudia Lombardi? Assolutamente sì. 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 È un figlio che nasce dopo lunga riflessione, dopo aver maturato e vissuto diverse esperienze in ambito teatrale, in altre realtà, la voglia di creare questa cosa che sia a profitto appunto dei giovani. Per me questo, per il bene comune anche, perché il territorio è importante, il quartiere, il vicinato, ma poi anche il cantone ci si allargherà, spero. Un figlio di solito arriva dopo un matrimonio, vero è che lei proprio lì si è sposata, è vero? Ce lo sì. Racconta, no? Passava davvero tante volte di fianco a questo edificio. Passavo davvero tante volte davanti a questo edificio, ma il matrimonio in effetti è avvenuto nel 2019, non su un colpo di testa, dopo lunga relazione, e ci siamo detti che avevamo trovato il luogo perfetto per convolare a nozze. Allora, prima ha fatto anche un discorso rispetto all'economia del posto, no? Che gira proprio perché ancora gli alloggi non ci sono, eccetera. Possiamo dire che dunque questo progetto sia anche un po' un regalo per le persone che ci vivono lì? Ma io spero che lo sia, soprattutto è un legato, diciamo, che come c'è stata la famiglia Maselli, che aveva operato per Barbengo e costruendo, poi anche lasciando un lascito per i bambini, per le realtà giovanili di Barbengo, sarà un po' questo il futuro. È un regalo, sì, quando lo si aspetta è un regalo, è benvenuto. Quando lo si riceve senza conoscerlo può generare anche qualche incertezza, qualche timore. Per questo operiamo molto sul territorio, con il quartiere, c'è un'associazione Amici di Casoro di cui si può far parte, organizziamo una volta l'anno Casoro in Festa, quindi per proprio una festa popolare, per coinvolgere la popolazione, e un'esposizione di sculture, siamo alla seconda edizione, nel giardino che si chiama Garden. E ospitiamo, quest'anno ospiteremo Gabriela Spector e Tiziana Mucchiani, che sono due artiste riconosciute del territorio. A proposito di artiste, noi ne abbiamo incontrata un'altra. Guardiamo. Sono un'attrice, ballerina e coreografa ticinese. Ho base a Madrid e viaggio con la mia compagnia un po' in giro per il mondo. E al momento collaboro con Angela Marzullo, che è di origine zurighese e italiana. Vive e pratica a Ginevra. Siamo atterrate qui in questo spazio di residenza fantastico che Claudia Lombardi ci ha offerto. Qui siamo estremamente grate, anche per le circostanze che stiamo vivendo in questo momento dovuto al Covid. Trovare un momento e uno spazio che ci sostenga nonostante non sia presente la produzione in vivo è difficile, perché normalmente le residenze comunque sono finalizzate a presentare qualcosa al pubblico, e lo scambio con uno spazio normalmente è anche questo. Nel
Nello spazio in cui stiamo lavorando stiamo presentando la fine di un processo di ricerche tanto teoriche come pratiche sul gruppo La Rivolta Femminile, che nasce a Roma negli anni 70, un gruppo femminista tra i primi, e sulle relazioni che questo gruppo ha con altri gruppi che in questo momento nel mondo hanno preso piede e si sviluppano. Il nostro insieme, diciamo, è una ricerca interdisciplinare basata su questo gruppo di rivolta femminile, ma cercando di estrapolarlo a un prodotto artistico ibrido tra il lavoro che fa Angela, che è più performativo, di installazione e anche di ricerca, e il mio, che è più teatrale, danzistico e anche di ricerca, evidentemente. Il 24 presenteremo la fine del processo creativo e di lavoro allo staff della fondazione, e potranno seguirci da casa grazie allo streaming anche, e speriamo che l'anno prossimo, tanto per noi come per i nostri compagni, potremo tornare in diretto con il pubblico. Speriamo davvero che si possa tornare a una normalità, perché di fatto questo ultimo anno è stato non solo per il teatro ma per il mondo della cultura in generale un brutto colpo. Come lo sta vivendo? Allora, certo, è un brutto momento, ma vogliamo pensare positivo. Giusto. Una persona positiva, sono convinta che si tornerà ad un'altra normalità, bisognerà abituarsi a vivere in modo diverso, ma comunque si tornerà, si è superata la peste, si è superata la spagnola, si supererà il Covid, e per cui si tornerà sicuramente. Per il mondo culturale, per tutti gli artisti in genere, è fondamentale poter incontrare il pubblico, sentire il calore, l'affetto magari anche del pubblico, la partecipazione è fondamentale. Si può fare teatro in streaming, si può inventarsi mille cose, non sarà mai uguale. No. Per cui noi aspettiamo con grande trepidazione che arrivi l'estate per poter proporre qualcosina in esterno, e poi che arrivi di nuovo ottobre per rincontrare il nostro pubblico nel nostro piccolo teatrino che abbiamo anche a Casor. Lei personalmente l'anno della pandemia come l'ha vissuto? Allora, non ero più abituata a stare a casa così tanto. Nessuno di noi, eh? Quindi non andare più a teatro è la cosa che fa più strano. Ritrovarsi per mesi a casa, per carità, utilizzare il tempo in modo proficuo per leggere tutti quei libri che si sono ammassati nel corso degli anni e che non avevo più letto, più aperto, per passare del tempo con mio marito, per fare progetti, per così costruire nella nostra testa anche Casoro del futuro, e quindi l'ho vissuta bene alla fine. L'unica cosa veramente che mi manca tantissimo è l'andare a teatro e l'andare a vedere, sentire concerti piuttosto che vedere uno spettacolo di danza. L'ha detto prima, lei è una persona molto ottimista. Sì. Non mi lascio facilmente abbattere, le difficoltà le affronto man mano che si presentano, capitano, fanno parte del gioco, fanno parte della vita. Se andasse sempre tutto liscio, forse sarebbe anche meno divertente alla fine. Quindi i problemi arrivano, li si affrontano, alla fine li si risolvono, perché per forza non ci sono solo problemi, ci sono solo soluzioni. Sono d'accordissimo con lei. Qual è il genere di teatro che le piace di più? Allora, che mi fa impazzire, che mi fa fare chilometri per andare a vederlo, è la drammaturgia contemporanea. Sono i testi nuovi che parlano di attualità, di problemi o di questioni, non solo problemi ma anche questioni che stanno a cuore alla generazione, alla giovane generazione, quindi ai trentenni, che hanno molte cose da dire e molte cose interessanti. Quindi scrivono, ci sono delle penne veramente felici nella generazione dei trentenni, che per cui dopo nascono spettacoli imperdibili, e questi cresceranno, ne arriveranno altri, e sempre
Quindi lei ha anche un buon rapporto con i giovani. Sì, fa molto ridere perché prima abbiamo visto Carlotta Storelli. Carlotta, io ho fatto l'allenatrice di pallacanestro per diversi anni e Carlotta era una mia giocatrice aveva 10 anni. Quindi nel frattempo sono passati 20, ci siamo ritrovate... È un filo diretto, eh? È un filo diretto, assolutamente. Ci siamo ritrovate in ambito artistico, lei si è formata, è cresciuta, ha qualcosa da dire, da proporre. Ed è nato questo progetto pilota di residenze, è il primo e porteremo avanti. Come sogna la sua fondazione fra 10 anni? Lo sogno, abbiamo parlato di un figlio prima, quindi io sogno come un figlio che avrà imparato a camminare, ad avanzare nella vita e che sarà pronto a crescere e ad andare con le proprie gambe avanti nel suo futuro. Io non so come ringraziarle, è stato piacevolissimo davvero fare 4 chiacchiere con lei. Claudia Lombardi, davvero grazie di cuore per essere stata con noi. Grazie a voi.